Salve a tutti, in questo video vi presento alcuni spunti dell'analisi economica del rapporto annuale Istat, che traccia un bilancio dell'ultimo biennio caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. L'economia in questo periodo ha attraversato la crisi più profonda del dopoguerra, con una caduta del PIL nel primo semestre del 2020 di 18 punti percentuali. D'altra parte, già a marzo del 2022, il PIL era tornato sullo stesso livello della fine del 2019. Le prospettive in questo momento sono caratterizzate da molte incognite, notoriamente dall'esplosione dei prezzi dell'energia che ha portato a un'accelerazione dell'inflazione su livelli che non vedevamo dagli anni 80, con il peggioramento delle bilance commerciali e, ultimo ma non meno importante, la guerra in Europa, che dal punto di vista economico rappresenta anche un rischio nella fornitura dell'energia per l'immediato futuro. Di conseguenza le previsioni di crescita sia in Italia che nelle altre economie avanzate sono state ridotte. Inoltre va considerato che benché il PIL sia tornato sugli stessi livelli di 2 anni addietro, non è così per tutte le attività. Ci sono attività che sono rimaste molto indietro, in particolare quelle che sono state sottoposte alle chiusure amministrative, che hanno sofferto, ecco, il crollo del turismo, alloggi, ristoranti, servizi alla persona, servizi ricreativi, e in più c'è stata una divaricazione all'interno del sistema economico anche negli stessi settori. Ad esempio, le imprese più piccole, tra le microimprese, ben il 30% ha dichiarato che nel primo semestre 2022 la propria capacità produttiva sarebbe stata ridotta rispetto al 2019. Quindi ci sono vincitori e perdenti, qualcuno che anche sano è rimasto indietro. E in positivo va detto che questa crisi, non per tutti, ma in termini generali, ha portato ad una forte spinta nell'uso delle tecnologie digitali, facendo recuperare un ritardo strutturale dell'Italia rispetto ai paesi più avanzati in Europa in quest'ambito, e anche nei modelli organizzativi, sia nelle imprese sia nelle stesse amministrazioni pubbliche. Un esempio è la diffusione del lavoro agile, che ha avuto un exploit durante la fase emergenziale, ma che oggi è diventata gestione ordinaria del personale in molte imprese e nella stessa pubblica amministrazione, o l'uso dei servizi pubblici digitali che a loro volta sono cresciuti verticalmente. Mi fermo qui, ma vi invito a leggere il rapporto perché ci troverete un sacco di altra roba. Grazie.